Achtung Banditen. Questa è la Val di Susa. Lo dicevano i tedeschi negli anni 40, lo dice la Digos oggi. Si mettono il cuore in pace con i tedeschi. Abbiamo vinto e con la Digos comunque vinceremo, perché vedete, qualcuno si dimentica che quando una legge è ingiusta, opporsi non è solo un diritto, è un dovere. E io per primo, ma come me, tutti in ottavo, siamo dei sovversivi. A noi questa politica, questo modo di fare, questo governo non ci piace. Noi vogliamo un mondo diverso e ci battiamo, piaccia o non piaccia, per riuscire ad avere un mondo diverso. Il TAV è la quintessenza dello spreco delle risorse, è la quintessenza del modo più sbagliato di investire in questo paese. E siccome noi siamo, come tutti gli operai, come tutti i dipendenti, dei signori contribuenti, anche se il governo o la maggioranza del Parlamento decide che quest'opera va bene, noi ci opporremo sempre e comunque perché quest'opera non possa arrivare in fondo. Cari signori della Procura di Torino, sono ormai 20 anni che mi correte dietro e che mi portate nelle aule e lo sapete benissimo, benissimo, quello che penso. Ma sapete anche quello che pensiamo come Movimento Notale, come quello che pensiamo come Valsusino. Perché vedete, i delinquenti e gli ladri, le associazioni a delinquere, non sono nei centri sociali o nei movimenti, sono in Parlamento! Leggete le cronache, leggete quello che succede! Quel poco che viene a galla, sono immorali, non hanno nessun diritto di darci lezioni di civiltà. In Val di Susa, la nostra unica legge, la nostra unica strada, la nostra unica bussola è la Costituzione, ma la Costituzione effettivamente applicata, e noi faremo di tutto perché questa Costituzione prevalga sul male, sulla corruzione, sulle corruttele, su Telt che non ha mai rispettato una legge, facendosene beffe dei regolamenti e delle leggi, e che assieme a Sitaf anche adesso stanno cercando di ciurlare nel manico. Con o senza l'asca, che per noi sono dei compagni importanti, sono dei compagni che ci sono sempre stati, sono dei compagni che sono sempre stati al nostro fianco e coi quali abbiamo condiviso lotte, resistenze e quant'altro. Hanno tutta la nostra solidarietà, ma se anche metteste in galera tutti quelli dell'Asca, la Val di Susa continuerà a difendere i compagni dell'Asca e continuerà a opporsi
al TAV e alle porcate di questo governo, dei governi che li hanno preceduti e che non hanno mai accettato di vedere bene quello che sta succedendo, i costi e i benefici di un'opera devastante e inutile. Ma perché allora la fanno? Perché è un'opera militare. Perché quest'opera è un'opera che serve ai militari. E quindi, essendo un'opera militare, deve essere fatta ad ogni costo e chi si oppone deve essere perseguito in ogni modo. Bene, actum banditen, noi resisteremo e resisteremo un metro e un minuto più di loro. Si parte e si torna insieme. E non è uno slogan, ma è un modo di intendere la vita, è un modo di intendere la politica, è un modo di intendere le lotte sociali, perché io ringrazio veramente il Centro Sociale Neruda, perché sta facendo delle cose meravigliose, come ringrazio i Notav che sulla frontiera verso la Francia difendono la vita e cercano di aiutare chi ha bisogno di passare un confine, perché in questo porco mondo le merci hanno diritto di libera circolazione, ma le persone, specie se sono scure di pelle, no. Grazie a tutti e un abbraccio ai compagni di Dell'Asca che sono sempre stati con noi e continueranno a essere nei nostri cuori. Grazie davvero.